Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi video acquisti e regalini. Non faccio questo video da una vita. Pensate che qua ho ancora da mostrarvi il regalo che mi hanno fatto i miei amici per il mio compleanno. Io compio gli anni a marzo, quindi vi dico tutto. È che avevo poche cose, ho voluto aspettare che diventasse un po' di più per fare il video un pochino più consistente e mi sa che ci dobbiamo sorbire un video di 75-74 ore più o meno. Scherzo. Comunque iniziamo subito da cosa? Vabbè, da una cosa molto shabby chic, come si usa dire. Mi sono fatta comprare questo portavaso, sì, portavaso con fiocco da mamma, non per metterci fiori o i vasi, perché io ho il pollice nero, non verde, uccido tutto, anche le piante grasse. Ma per metterci all'interno le cosine tipo creme, cremine, eccetera, che ho sulla mia postazione di trucco. Mamma l'ha preso allora dall'MD, il supermercato che abbiamo sotto casa. La linea si chiama Linea Casa, portavaso con fiocco, altezza 14,55 cm. È carino da tenere, l'ho un attimo svuotato, però già l'ho messo in uso da un po'. Mi piace molto tutte le cosine dentro, perché prima le tenevo così appoggiate sul ripiano e prendi una cosa distrattamente e cadeva tutto a terra, invece così sono tutte all'interno e non danno fastidio. Poi, sempre mamma, vado un attimo in immersione, mi ha preso questo infradito, aspettate che è un po' complicato il fatto. Comunque questo è infradito, questo lo appoggiamo qua, che hanno questo bello sbrilluccicoso sul piede, si chiudono con questo foulard molto carino, molto dai colori naturali, mi piacciono, mi piace tanto. La parte di dietro è in beige molto chiaro, ha un piccolo plateau avanti, una piccola, cioè dietro, scusatemi, piccolo rialzo per evitare che faccia male la schiena. La linea è blocco 31, è un made in Italy. Mi piace molto, mi dispiace non farvela vedere alla caviglia, ma cioè al piede, ma ho le calze, quindi mi è un pochino difficoltoso. Comunque, prima possibile, appena faccio, mi vesto e ho queste scarpe ai piedi, registrerò, non girerò un outfit e ve le farò vedere perché mi piacciono tantissimissimo. Le richiudiamo e le metto qua. Non voglio sapere a fine video questa scrivania in che condizioni sarà, non lo voglio sapere. Ferma qua, non ti muovere. Ho lasciato il topolino acceso. Poi sono passata l'altro giorno in un negozio che ha messo i saldi perché sta chiudendo, un negozio di accessori, e ho comprato, la cercavo da... Allora, io mi sono laureata a novembre e cercavo una borsa come questa più o meno da settembre, perché la volevo, volevo questo tipo di borsa a complemento dell'outfit della seduta di laurea, ma non l'ho trovata, ho trovato qualcosa di simile che è molto più carino, sinceramente. Deve essere lo spuntino da qualche parte, eccolo qua. Allora, la borsa in originale costava 25, io l'ho pagata 20, e la borsa è una cartella nera. Io non la volevo, cioè questa parte qua era come la desideravo, forse avevo voluto quello spazio trasparente per mettere l'indirizzo, che è bellissimo. L'unica cosa che non mi piace è il manico così ampio. Io volevo quello che si tiene così, ma sinceramente non l'ho trovato. Ho girato diversi negozi della mia città e le fanno tutte così. La moda, tra virgolette, di questo periodo è con la bretella così grande. È abbastanza ampia come borsa, si può mettere anche il PC all'interno. Si apre da qua. Aspetta. In ecopelle, non l'ho detto, ha questa parte senza cerniera e poi all'interno qua c'è la cerniera che non ha altre tasche o taschine all'interno, ed è anche, c'è anche una seconda tracolla più lunga. Io stavo pensando di andare dal calzolaio e vedere se riesce
sistemarmela e farla diventare come voglio io, cioè prendere questa bretella o qualcosa che lui c'ha per lasciarmi anche la possibilità di una bretella così e farmi mettere la manica piccola. Devo chiedere, non so se è fattibile come cosa, vabbè, chiedere non nuoce, è vero? Ok. Poi, regalo del mio 31esimo compleanno. Allora, mi hanno regalato, sono andati da Idea Bellezza, sanno che mi piace molto come profumeria perché ha la G-Cube in generale, quindi che io adoro come marca per capelli. Allora, vabbè, la letterina che è dolce, no, ve la voglio far vedere solo la parte iniziale. Non so se si vede, c'è una bambolina, ragazzetta bionda col pantaloncino rosa. Come ha detto la mia amica, questa sei te. C'ho gli occhiali, i codini. Sono io. Come regalo, il regalone grande è la mini arriccia capelli da viaggio della Babyliss. Io voglio vedere se c'è il... Oddio, come si dice, il diametro? No, non lo vedo. 25 mm di diametro. L'ho già usata, mi piace molto, la voglio mettere in prova ancora meglio prima di farvi una recensione, però l'ho già testata e mi piace tantissimo. Poi mi hanno regalato una fascia per capelli di quelle con la treccia che io adoro, ne ho già un'altra, me ne comprerò un'altra con quattro treccine piccoline che mi si è slabbrata, l'ho tagliata e mi sono fatta il cerchietto, io le adoro. Queste sono dell'Airdo, si chiama Bright Band, fascia per capelli a treccia, io ho il colore Ginger Blonde, che più o meno è quello che più simile ai miei capelli. Io comunque in questo momento qua sopra sono abbastanza scura, non vedo l'ora di andare a mare per schiarirmi, però sotto più o meno ci assomiglia. Io questa parte scura non mi piace per niente, sto aspettando di andarmene a mare, non voglio fare altri colpi di sole perché li ho fatti a novembre, li faccio una volta all'anno e di solito bastano, quindi fra un po' me ne vado a mare, si schiariscono, non ho problemi. E poi due farfalle che quando me l'hanno regalato volevo andare in giro così, praticamente probabilmente le metterò, boh, non so, in giro per camera, ma sono troppo carine. Oh santa miseria, questo è il regalo del compleanno dagli amici, mi è piaciuto tantissimo, sono stata contentissima di riceverlo. Ok, ora bustone delle cose che ho acquistato recentemente, da qualche mese a questa parte. Allora, mio padre mi ha regalato un orologio dal colore straordinario. Oddio. È giallo. È in plastica, il cinturino è di plastica molto estivo e c'ha un quadrante che... confronto al polso, alla mano, al dito, è gigantesco, mi piace tantissimo, non vedo l'ora di metterlo in funzione, è un bellissimo regalo, grazie papi. Sempre papà mi ha portato da una fiera un caricabatterie per portatile, per cellulare, phone, iPad, feed, food, che può sempre servire. L'anno scorso pure lo portò a mia sorella, quindi quest'anno me lo sono preso io praticamente. Poi, questo cos'è? Ah sì, ho fatto l'ordine alla Yves Rocher e ho ordinato del cosino, che e ho ordinato l'olio, come si chiama in italiano? L'olio secco prezioso. Sono quegli oletti, questo è pieno di glitterini che enfatizzano e aumentano l'abbronzatura. L'ho comprato per metterlo praticamente sulle gambe, che non mi abbronzo mai, e ovviamente sulle braccia e sul décolleté.
In più, essendo un olio, idrata pure dopo una giornata di mare, che la pelle è bella, bella che disidratata, ma qualcosa del genere, in più ci sono i glitter, cioè. Allora. Ma in italiano? Olio secco prezioso. In questo olio secco e scintillante, applicalo sul corpo e sui capelli. Non credo sui capelli. Vi donerà una delicata luminosità a girare prima dell'uso. E preso questo, stava in offerta a 10 euro. E come come si dice? Regalino, mia cognata mi ha preso questo. È volato. È un set, piccolo set per manicure, c'è lo spingicuticolo, una piccola lima sempre utile e un tagliaunghie. Probabilmente toglierò tutte queste cose da qua dentro, userò il sacchettino da solo e le altre cose le metto da parte vicino, cioè negli altri contenitori dei prodotti da manicure. Oddio, mi stava cadendo, facevo la filtrata, altro che olio. Poi della botanica, naturalmente, viso, crema viso idratante, pelle idratata e fresca, benessere per tutta la giornata con bioestratto di iris che adoro, oligo alimenti marini, dermatologicamente testato, microbiologicamente controllato, non parabeni, non olio minerali, non allergeni, non coloranti, non siliconi, niente più. La crema viso che avevo dato la mia sorella, quindi io ero rimasta senza, mamma me l'ha comprata. Poi della Glenova, crema piedi, trattamento emollienti per talloni screpolati con allantonia, non so cosa sia, e burro di karité. Vabbè, in estate occorre sempre avere il piedino da fatina o da cenerentola. Poi sono passata dai cinesi e ho comprato un topo morto. Allora, avendo pochi, cioè capelli molto sottili, ho difficoltà a usare le ciambelle, quelle per fare lo chignon, quelle medie, diciamo, quella piccolina riesco ancora a farlo, ma già quella media ho difficoltà a chiuderla e a nascondere bene tutto. Ho pensato, se dopo aver fatto la coda, la chiudo con questo coso e poi, cioè, sistemo questo in modo, vorrei riuscire a farmi un'acconciatura, come si dice. E l'ho pagato, non 2,50 euro, però ho fumato qualche altra cosa, vabbè, poco più di un euro, di più no. Poi sono passata da Essence, ho preso i gel per oddio, come si chiamano, le toilette in gel per le scarpe, e le ho pagate 4 euro, 3,99 euro, perché vabbè, a parte che io ne uso in quotidiano industriale, qualsiasi tipo di scarpa che abbia più di tot di tacco io le metto dentro, così sto più tranquilla, però le devo mettere all'interno delle scarpe che ho comprato per la laurea, perché sono comode, hanno il tacco basso, però dentro la suola è molto dura, quindi è male male. Ok, buttiamo quello. Poi qualche campioncino, sono andata dalla parafarmacia che ha aperto dove abitavo prima, abbiamo comprato una pomata per l'herpes e la farmacista mi ha dato del Sanotin, uno shampoo per capelli sfibrati, mi ha dato 4 campioncini, è un prodotto senza parabeni, ok, proveremo. Sto facendo anche la pulizia nel frattempo. Ah, questo è buono per l'organico. Buono a sapersi. E la mettiamo qua. Poi, ancora, una maschera in italiano. Perché l'italiano non se lo caga? Ah, ecco qua. Maschera purificante. Dovrebbe essere all'argilla. Oddio, non so se è l'argilla,
Io avevo già una maschera, mamma l'aveva già comprata, ma mia sorella è passata e la maschera si è volatilizzata. E ogni volta che faccio un video, puntualmente mi esce il ruttino. Mi ispirate. Una confezione di mollettine piccine, si rompono, quindi sembra averne qualcuna in più. Una confezione di elasticini piccini, io in palestra li uso in quantità industriale, o non so, dopo aver fatto la coda per fare allenamento mi faccio la treccia e alla fine comunque chiudo quello, oppure si rompono, si devono ricambiare. Poi della Schultz lo shampoo ravvivante ultra delicato senza SLES, parabeni, siliconi, coloranti chimici e oli derivati dal petrolio. Si sta sistemando anche la Schultz. 100% camomilla bio, cura dei capelli chiari, naturale, efficace, sicurezza delicata grazie all'utilizzo della miglior camomilla per i capelli chiari. Io la Schultz la uso da sempre, mi piace tantissimo e guai a chi me la tocca. Comunque, ultimo prodotto della Kiotis Paris, è un, in italiano, gel mousse purezza plus, agli oli essenziali da agrumi, l'essenziale per ritrovare una pelle pulita. Me l'ha dato nonna e io, grazie nonna! È stato complicato, c'è più niente, non c'è più niente, ho fatto vedere tutto, sì. Mi devo organizzare, devo fare questi video quando vedo che questa bustina è a metà, lo devo fare, perché poi guardate, siamo a 17 minuti e passa, diventa eccessivo. Comunque io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!